Ragazzi, vi devo parlare. Come ben sapete, io ho dovuto affrontare questa grandissima sfortuna per me. Io appunto sono nato io su YouTube grazie al format del Pallone d'Oro e non solo, ma soprattutto grazie alla mia serie che ho portato fino a qui, che è stata la serie appunto dell'MSP, che mi ha dato alla luce come personaggio e che mi ha messo in mostra tutto quello che ho creato nel mio piccolo fino ad oggi. Purtroppo ad oggi le cose non stanno andando come vorrei, perché anche stare dietro alla squadra in questi 3 mesi a questa parte molto più difficile, perché sono stato vincolato a dovermi riposare e a stare in casa. Sono stato poco attivo e ho caricato poco, ci sono stati dei periodi, dei momenti in cui non ho caricato proprio, in cui non sono riuscito a far uscire dei contenuti che magari aspettavate. Mi prendo le responsabilità, se vi ho fatto perdere l'interesse nel seguirmi io vi chiedo scusa. Non pensavo di subire così tanto questa mia sventura e che le cose si avrebbero preso questa piega qua. Purtroppo ho retto inizialmente fin quando ho potuto, poi dopo non ce l'ho più fatta. Non ce l'ho più fatta perché fondamentalmente io, ragazzi, ho sempre gestito io tutto quanto, essendo protagonista della serie, essendo che ho sempre lavorato a 360 gradi, ritrovarmi a non essere più il fulcro mi ha giustamente destabilizzato. Spero che possiate capire anche quello che è stato il mio periodo, no, fino ad adesso. Non poter fare un qualcosa di banale come guidare, perché non essendo più riuscito ad essere autonomo e dovevo dipendere da altre persone che magari non sempre erano libere e disponibili. Sembra scontato, ma non lo è. Prima dell'infortunio avevo totalmente un'altra vita. Mi sono reso veramente conto dopo che cosa significava non riuscire ad essere autonomo, e questo mentalmente mi ha buttato veramente giù. Non poter essere autonomo mi ha devastato non poco, ecco, non poco. Ci sono stati degli alti e bassi, e negli alti mi sentivo abbastanza sollevato e anche volenteroso di continuare tutti i miei progetti, ma nei bassi mi sentivo completamente affranto e perso. Per quanto riguarda gli altri progetti, da quest'anno avevo appena avviato, in realtà quando è successo l'infortunio, avevo appena fatto uscire forse il mio primissimo video sulla serie dei bambini, di io protagonista come allenatore. Mi stava veramente prendendo tanto e mi sta prendendo tanto, perché allenare dei bambini, allenare dei ragazzi, avere la responsabilità di allenare un gruppo, penso che sia una delle cose più belle per chi ama il calcio, e vi auguro tutti quanti di poter un giorno provare l'esperienza. Nonostante ciò, avendo una responsabilità grossa nei loro confronti, mi sono sacrificato tanto, e anche quando stavo tanto male, perché mi sentivo in dovere di non deludere questi ragazzi che hanno creduto in me come loro figura importante, come loro allenatore. Erano quel piccolo punto di luce in un mare di buio totale. Penso di aver passato un periodo dove, nonostante gli amici o i familiari mi stessero vicino, non sono riuscito facilmente a superare la cosa e a svoltare pagina, e non l'ho mai superata. Nonostante io dicessi a tutti quanti di stare bene, dentro di me provavo un forte dolore che tante sere mi ha fatto piangere,
perché non è stato per niente semplice e tuttora non è semplice, però con la forza di volontà bisogna andare avanti. Ad oggi con l'infortunio per fortuna sono tanto avanti. Al momento ho tolto tutto il gesso e sto riprendendo a camminare piano piano. Avevo nascosto questi miei sentimenti che ho tenuto dentro, questo mio periodo buio che mi aveva fatto anche perdere la voglia anche di andare avanti con il mio lavoro, di pubblicare, di stare attivo. Da quando è successo sono tanto, tanto meno attivo e ne sono consapevole, anche se ho sempre cercato di far finta di niente. Ed è per questo che mi sono convinto di fare questo video. Lo trovo giusto che anche voi possiate rendervi conto e sapere tutto quello che è successo, che mi sta passando e che ho passato. Avendovi sempre portato momenti più belli della mia vita o esperienze più belle della mia vita, come la finale di Champions League l'anno scorso, mi sento anche in dovere di portarvi e di rendervi partecipi dei momenti un po' più tristi. Mi sento di dire che sto ritrovando consapevolezza e forza, anche perché in tantissimi mi avete scritto. Il vostro affetto l'ho sempre sentito e la vostra preoccupazione mi ha sempre riempito un po' il cuore. Nella vita bisogna saper reagire a qualsiasi cosa succeda e accada. Mi è veramente dispiaciuto essere stato attaccato nell'ultimo video, proprio nel periodo in cui ero veramente giù e non stavo passando un bellissimo periodo. Mi è dispiaciuto essere stato attaccato come se io continuassi a registrare, a fare tutto quello che faccio solo per i miei scopi e i miei guadagni. Chi mi conosce lo sa che non sono così. Purtroppo i video duravano di meno, mancava del contenuto proprio perché non potevo essere presente al 100%. Per 2 mesi, ragazzi, sono stato in casa col gesso e uscivo a fatica. I ragazzi, allenandosi in orari abbastanza impossibili per me, non sono quasi sempre riuscito ad andarli a trovare, anzi, non sono quasi mai riuscito ad andarli a trovare, ma ogni domenica, fin quando potevo, cercavo di essere presente perché era importante per loro e perché magari potevo dargli anche da stimolo per far bene quella domenica. Avete giustamente notato che le partite anche dell'MSP che ho pubblicato ultimamente sono partite molto vecchie, che risalgono appunto all'anno scorso e al periodo post-infortunio. Nel momento in cui ho avuto questo brutto incidente, è stato rallentato tantissimo questo lavoro perché non sono riuscito a stare al passo e psicologicamente non trovavo le forze anche di mettermi a lavorare. Troppo lo devo ammettere. Quindi d'ora in poi, ragazzi, sul canale andrete a vedere solo ed esclusivamente le partite recenti della serie e dell'MSP. Adesso ho ripreso a fare fisioterapia, già da un po'. Sto andando ogni giorno a fare fisioterapia. Non è semplice perché il dolore è tanto tanto grande. Sembra assurdo, ragazzi, ma il dolore che provo, almeno ai inizi, quando pian piano cercavo di poggiare la gamba, è quasi come quando mi sono fatto male. Quindi sicuramente è dura perché non camminare dopo 3 mesi significa tanto. Ho perso completamente come si cammina e ho soprattutto dolore alla caviglia perché mi hanno dovuto ricostruire i legamenti e ricostruire un osso che si era praticamente frantumato. Detto questo, ragazzi, quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Io vi chiedo scusa nuovamente. In questo periodo sono stato assente e se non sono riuscito a mantenere lo standard e la qualità, vi ringrazio per avermi ascoltato e per essermi stato vicino in questo video e quindi ricomincerò a pieno regime con la pubblicazione di contenuti sul canale.
Avevo intenzione prima dell'infortunio di andare a creare anche un secondo canale dove poter fare cose diverse, quindi non solo sul calcio, ma anche altre sfaccettature di me e quindi magari raccontare un po' più la mia storia, il mio infortunio e tutto quanto. E anche da questa sala stessa che state vedendo è anche questo è un nuovo progetto, un progetto che io porterò qua sul canale e non solo, dove inizierò a fare anche delle live su YouTube per stare con voi, magari reagire a qualche partita, qualche evento importante, quindi mi raccomando, state attivi che inizieranno delle live proprio da questo studio che è stato creato. Panoramidoro di YouTube Italia sta cercando di tornare più forte di prima, perché più forte di prima vorrò dimostrare a tutti quanti che sono il più forte e non mi interessa costi quel che costi, ma farò di tutto per ritornare più forte di prima. Fidatevi delle mie parole, perché se sono diventato appunto il pallone d'oro di YouTube Italia è solo grazie al vostro sostegno. Ci vediamo in un prossimo contenuto. Nei prossimi giorni usciranno i contenuti delle mie due serie principali, quindi seguitemi e state aggiornati qua sul canale. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video. Io vi ringrazio. No, insomma, è tutto. Ciao ragazzi.